Allora, Seri, stavolta sei. Nemesis, stai zitto, mi raccomando. Stavo zitto, No, non è sto vero, sto sento. scherzando. Sto tossendo. Come detto per la 50ª volta, attiriamo bassi perché sappiamo attirare bassi, perché sappiamo il punto dove scendere. E quindi andiamo centrale, prendiamo. Prendiamo anche l'arma sua. Poi scendiamo perché abbiamo visto anche questo. Perché lui deve trovare lo shotgun? Due merde di merde. Dammi il band. Dammi il band che qua non diciamo. Comunque qua raga, qua non è niente, non vi devo spiegare niente. Semplicemente ho pushato due di loro. Uno. E poi ci sta ancora sopra. Così almeno viene il compagno per provare a restare. È quello che vogliamo, vogliamo fare kill. Almeno la speranza. Ok, bende. Infatti sta venendo qualcuno. E sta spammando proprio qua. Sta spammando sopra perché pensa che noi siamo sopra. Ok, aspettiamo un attimo che l'effetto della super faccia un po' effetto e poi andiamo. Ha rotto qua? Sì, ha rotto qua. Questo è difficile, perché io voglio aiutare i compagni. Io esco fuori. Lo sto aiutando il compagno. Sta qua. Utilizziamo la Q. No! E uccidiamo. Prendiamo il lanciagranate, che è molto utile nella sola versione, soprattutto all'inizio. Fanno l'accumuli proprio. Abbiamo un altro shoot, l'abbiamo sentito perché sappiamo dove sta la porta di ferro. E quindi è qua. Terra. Mettete le scale qua. Lanciarazzi o lanciagranate? Si è messo tutta una cosa qua, sono criticato. No! Ok. Giusto, giusto, giusto. Viene anche il terzo. Capite da dove viene prima? Eccolo. Lo chiudete. Chiudete tutto. Così è tutto vostro. Questo è per sicuro. Capite questo con la minigun che si... Lo dovete togliere. No, cazzo, ho finito tutto. Ok. Salite di nuovo. Anche se li resta, fa niente, raga. L'importante è non prendere danno. Poi andate qui. E capite dove li state usando. Uno fatto. Uno l'ha arrestato sotto. Fate così. Stanno venendo altre, quindi vi togliete proprio da qua. Cercate di capire quanti sono prima. Stanno combattendo, posso andare? Te l'hanno rubato uno. Sì. Sentite anche qui. Ok, avete capito di nuovo con la porta di ferro dove sta? I suoni sono molto importanti, raga. Senza suoni non fate niente. Dovete ricordare le singole porte dove stanno, sia le porte di ferro, le porte di legno e tutto. Vi curate e poi andate qui a sud-ovest. Ricordiamo che noi avevamo un lanciagranate, che ora non trovo, eccolo, ve lo portate e andate verso la zona di fight. Logicamente cercate sempre di prendere le ground. Capite un attimo dove stanno e iniziate a sparare. Appena fatto uno, guardatevi dietro, eh. Quello lo finite per sicurezza. Ferro, abbiamo visto il ferro, quindi sta sotto.
Stanno venendo altre. Noi abbiamo il rift per... perciò possiamo restare pure qui tranquillamente. Ricordiamo che lì abbiamo uno scudino. Però ci dobbiamo togliere subito da sta zona. Sappiamo che ci sono altri. Dobbiamo capire dove. Che ci sta? La bomba veniva da noi. Allora, io non voglio sprecare il rift, però in teoria qua dovevate usare il rift. Voglio riuscire un attimo. Voglio andare a prendere un attimo quello scudo così. Il rift me lo voglio conservare dopo per pushare altri team. Prendere la ground. È per prendere la ground, bravissimo. Prendi razzi prima di andartene. Sì. Ok, dobbiamo capire che salta adesso. Non l'abbiamo ucciso. Vabbè, questa era easy, raga. Qua non mi deve di niente. Ok, ora vediamo la zona materiali. Contro le squad. Non potete non avere materiali. E quindi di solito a Tilted io dove vado a fare materiale qui. Perché è l'unica zona. Qui è lì, alla 30, ma vi faccio vedere. Fermate un attimo tutta questa zona. In teoria dovreste arrivare a 300. Se non 500. Dai 300 e 500. Ah, questa è l'altra zona di farm. Che di solito faccio. Ok, lui è andato lì. Ok. Qua utilizzeremo il lanciagranate. Come vedete. Questo è solo contro gli altri, ok? Voi non pensate a quello. Io penso prima agli altri. Tanto lui è solo. Ok. Ora abbiamo uno lì dietro che va dietro l'albero. Quindi probabilmente l'altro sta dietro l'albero. Se volete la kill, come sempre, lo fate prima restare. Intanto vi fate un attimo il giro di ricognizione. Ora, passate 10 secondi, andate a vedere se l'ha arrestato, e poi fightate normalmente. Ok, stiamo... no, non l'ha arrestato, dai. Quanto ci hai messo? Stanno venendo altri. Lo fa subito. Ok, stanno altri, quindi a questo non lo cagate più. Voi, noi non abbiamo materiali, eh? Quindi prendiamo l'artista una volta e poi basta. Se ci sfidano, ce ne andiamo. Vedete la difficoltà? Bene andato. Minchia, mi stanno shottando. Ci andiamo a tilt perché lì abbiamo sentito altre due tre ca... No, l'ha preso pure lui. Ah, GG. Limite. Ok. Però è risceso perché l'ha preso da solo. Allora, ma sappiamo la posizione dei due team, sia a sud che a sud ovest. Però siamo senza materiali. Quella a sud ovest si sono chiusi nella capannetta, significa che sta uno a terra. Quindi attacchiamo loro perché ci serve loot e tutto. Mentre loro stanno fedando con un altro team, in teoria. Quindi ci avviciniamo qua. Spammiamo. Ok, abbiamo visto il cecchino, lo prendiamo. Perché tanto ormai lì non abbiamo più colpi. Abbiamo uno scudino, ce lo tiriamo a volo. Non sprechiamo troppo il materiale perché sennò ce la facciamo. Abbiamo ancora quelli lì sopra, eh. Quindi io attaccherei ancora questi. Anche se è rischioso. Però ci serve il loot. Eccolo, l'abbiamo sentito a ovest. Non ci buttiamo assolutamente da qua.
Ora abbiamo solo quelli dietro. Cioè sappiamo la posizione di quelli dietro. Vediamo se possiamo sfidarli o no. Dipende se ci stanno pushando. No, sono fermi, non li pushiamo. Okay. Oh, se piccano così, in teoria. No, troppo rischioso. Basta. E andiamo a farmare. Loro sono troppo fermi. Non conviene né pusharli né sfidarli. Che lì ci metto, ha fatto quello. E quindi quittiamo dal fight. Andiamo a farmare. Quando sentite fightare, raga, andate sempre, sempre. Dovete fa quello che rompe il cazzo. Vedete, questo ora non ci ha visto. Approfittate e uccidete. Perché loro sono distratti. Vi alzate subito. Mentre lui alza l'altro, perché l'abbiamo visto. Atterrate l'altro. Mi attaccate subito di nuovo. Vado un passo indietro. Sta sempre sopra, non scendete mai. Ok. Funzionato. È voi che dovete andare in safe, quindi voi state in svantaggio. Vediamo cosa abbiamo. Abbiamo due trampolini. Uno lo utilizziamo per metterci sotto la montagna. Che se no è troppo difficile, si prende sicuramente. Troppo tardi l'ho utilizzato. Ho messo una pedana in più. Solo con una pedana in più ci hanno preso. What the fuck? Ah, non stanno neanche insieme. Quindi fate così. Ok. Vedete quello? Lui si aspetta che voi usciate dall'altra finestra e voi ne fate un'altra. Poi giocate con le... con le cose, con gli edit. Non siamo in safe, usiamo velocemente questo. Tanto lui non mi vede all'albero davanti. Giocate con l'edit. Ok. All'altezza. Aspetta un attimo dove si chiude la safe. Ok, deve scendere lui. Già sta scendendo. In teoria non lo faccio mai, però dovrebbe fare questo. Ok, e mi chiudete. Devo fare così. E vedere. Questo l'ho abbassato. E capiamo dove sta. Sta ancora sopra. L'abbiamo visto. Qua è... Quando si ricostruisce, rifate di nuovo così. Così potete vedere all'interno. Io sto ancora lì. Non l'ho piccato perché tanto è solo un rischio. Non riuscirà mai a buttare a terra con le cecchinate un coso di ferro. E mentre scende ne approfittate, provando qualche picco. Ok, ora mentre scende, come ha detto Nemesis, tirate qualche pick. Vedete che si ferma, tiratevi di nuovo indietro. Voi dovete piccare solo quando lui è in movimento, mai quando vi può mirare. Perché sennò vi può entrare nel headshot facilmente. Allora, è qui. Qui poi è skill personale, uno contro uno. Lui l'hanno ancora, non sta in safe in teoria, ma si deve mettere proprio vicino all'albero. Quindi lo facciamo così. Facciamo doppia scala. Ok. Se vedete che lui la vuole tirare giù, avanzate. Così non la cagherà più. No, fuck. Okay.
Si è messo sotto una struttura vostra, ragazzi. Non ho una trappola. Cioè, non avevo la trappola. Qui abbiamo un altro trampolino, lo usiamo. Sta lui in difficoltà. Quindi voi dovete mettere pressione. Vedete? E vincere. Easy.